Intanto grazie Vincenza per queste parole e grazie a voi di essere qua. Io comincio subito con lo scusarsi. E con lo scusarmi, scusate. Qualcuno inizia con i ringraziamenti, io mi scuso, perché dopo delle belle foto su brutti casi e lo charme dell'archeologia, io prima di pranzo vi devo fare delle scuse. È un compito gramo, me ne scuso in partenza. Ma chi fa scienze forensi non sta seduto dietro una scrivania, non si lavora nel pulito, ci si deve scordare mai. E quando, se qualcuno di voi mai lavorerà in un contesto di scena dei crimini, ricordatevi che i nostri amici si sali con le signorine in tacco dolce e i balli giorni in giacca e cravatta è un altro adesso. C'è anche di essere. Poi devo parlare di insetti e dite la verità, fanno schifo, giusto? Questa è l'opinione comune. Gli insetti danno ribrezzo, sono brutti, se li trovate sulla pasta asciutta, buttate via la pasta asciutta, il 75% degli inglesi si fa un picnic e trova una formica sul sandwich, butta via il sandwich. Quindi, tanto per darvi una percezione, io sposto la formica e non mangio il bagno della rovina. E quindi ho un compito veramente. Però devo ringraziare questo convegno perché mi ha fatto spostare il mio punto di vista, o meglio, mi ha fatto spostare il punto di vista di come io faccio le presentazioni per introdurvi la disciplina che è l'entomologia forense. Allora partiamo con l'entomologia forense. Tutti voi la conoscete meglio di me perché guardate Grissom. Grissom è il classico entomologo forense, però lui è bravo e io. Io sono comunque un biologo e vorrei portarti un pochino all'origine. Chi siamo noi? Ecco, il problema è questo. Noi siamo tu, ognuno di noi è un rametto dell'albero dell'evoluzione, siamo l'unica specie del nostro genere, qualche tempo fa c'era anche qualche altra specie del nostro genere, di una famiglia ristretta, quindi a livello evolutivo siamo quattro. Okay? Però, a differenza di tutte le altre, ci siamo dotati di un corpo di leggi e apprezziamo un concetto storico e per far applicare queste leggi ci siamo inventati anche il concetto forense. Io ringrazio Luciano perché mi ha alzato un sacco di palle sotto rete, non che io possa schiacciare perché sono basso, però mi ha dato tutta una serie di spunti anche di piede e una di queste per esempio che vedremo più tardi è il concetto di criminologia, criminalistica e forense. Quindi mi piacerebbe fare un accenno. E quindi noi abbiamo inventato questi strani personaggi che si occupano di raccogliere prove per ricostruire un caso. E anche qui un'altra alzata sotto rete, l'epistemologia. Noi, con il nostro lavoro, non risolviamo nessun caso. Il caso lo risolve il giudice in fase di giudizio. Noi, come scienziati, ricostruiamo gli eventi che sono avvenuti. Ma in che fase? Nella fase di interpretazione delle prove. Perché molti di noi prima faranno l'analisi delle prove. E vedete che si stanno in qualche modo abbattendo delle barriere linguistiche e poi vedremo, andando avanti, qualcosetta addirittura di più verità. Ma allora, entomologia, Stefano, sei venuto qua, ci stai parlando di insetti, perché ci parli di insetti e in un contesto forense? Perché, che ti piaccia o no, gli insetti sono il 75% degli animali attualmente descritti e ne descriviamo centinaia al giorno. Di mammiferi, se ne riusciamo a descrivere una specie nuova ogni 2-3 anni siamo contenti. E voi, insieme a tutti gli altri mammiferi, gli uccelli, i rettili, gli anfibi, quindi, e i pesci, rappresentiamo quel 4% di animali, che è veramente poco. Ma il fatto che siano così tanti ha permesso loro di essere presenti in qualsiasi ambiente. Quindi ritroviamo, io ho fatto la tesi di laurea sui ghiacciai delle Dolomiti, insetti dei ghiacciai, e lì ce ne sono. Andiamo lungo le sponde dei fiumi o del mare e li troviamo. Nelle isole galleggianti di alghe in mezzo all'oceano ci sono ancora insetti. In giro per le nostre città ci sono, che piacciono, oh no, casa vostra è piena di insetti. Voi non li vedete, ma lì ci sono. Volete scoprirli? Togliete un batiscopa, oppure dove ci sono le caparelle. La cassetta della caparelle è piena di insetti, però noi facciamo i demoni. Sono associati agli animali, ok? E guarda caso, anche noi siamo un animale e sono associati a noi i peli e da morti. Per chi ha i capelli, i pidocchi, per esempio, non è il mio caso,
ma le zanzare durante l'estate, lo sappiamo, sono associate alle nostre derrate alimentari, la farfallina sul riso, sulla pasta e compagnia. Quindi l'entomologia, io ve le assumerei in tre frasi, non ho mai l'entomologia se le ricordate, gli insetti sono tanti, ma hanno biologie diverse. Gli insetti ci sono ovunque, ma hanno una preferenza di abito. Durante l'estate le zanzare le trovate ovunque qui a Roma, se andate a fare una vacanza in Trentino, da quota non le trovate. Ci sono sempre, ma hanno una stagionalità. Quindi, ancora per restare sulle zanzare, ci sono d'estate, ma non ci sono d'inverno. E questi tutti insieme. Se io prendo tutte queste informazioni e le metto insieme, posso utilizzarle in un contesto di scienza e tra qualche istante vedremo in un contesto di clinica. Se voi prendeste un libro di entomologia, Florenzo, i classici trattati che ci sono, vi fanno una terza quadra spiegandovi le ondate di colonizzazione, che prima arrivano i mosconi, poi arrivano altre mosche, poi arrivano i coleotteri, e come è andato. È vero, questo succede, però non voglio farvi perdere tempo. Quello che a me interesserebbe di più lanciarvi come segnale è che nella medicina legale la stima del tempo della morte, che è compito del medico, compito ufficiale della stima del medico del tempo della morte, è del medico, non ci sono altre discipline che possono farlo. Okay? Sebbene adesso il biologo ci trova però che fianchi sempre a un medico, che a lui viene a fare questo quesito. Cosa fanno? Guardano il rigor mortis, e lo sapete tutti meglio di me che cos'è, diventa lui come delle statue, e io continuo a ricordarmi che mia nonna conosceva il rigor mortis senza aver studiato, perché le vecchiotte del mio paese, quando moriva qualcuno, dovevano correre per lavare il morto e vestirlo, perché poi quando diventi una statua non ti vesti più. E mia mamma lo sapeva, neanche la terza elementare. Guardano la lividità, le macchie di sangue dove scendono, la temperatura, che abbiamo visto in tutti i film, arrivano anche sulla temperatura. C'è un film, ce n'è uno in particolare, che invece cerca di smantellare le sicurezze della medicina legale, che è Montalbano. Quando Montalbano chiede al medico legale il tempo della morte, qual è la risposta? E che bassissimo. Devo fare l'autopsia e poi dico qualcosa. Ecco, questa è una tra le grandi sciocchezze del mondo. Perché le stime del tempo della morte, a parte il contenuto gastrico, su cui si sopravvive una settimana, si fanno sul luogo del ritrovamento. Perché nel momento in cui ti muovo, cambiano tutti i parametri. Quindi Montalbano, caro mio, potrebbe anche arrabbiarsi col medico e chiedergli la risposta subito. Però è un galantuomo. Qual è il problema? Che questo funziona tra le 72-90 ore, dopodiché tutti questi processi perdono di significato. Il medico legale non ha più strumenti. E non ha più strumenti quando? Anche nei casi di depezzati, fai il rigor mortis in piede in un braccio, no. Fai la temperatura di un carbonizzato? No. Vai alla ricerca del contenuto di potassio nel morbidrio di una persona che è stata smembrata, distrutta, che ha avuto un impatto con un treno, c'è il problema di trovare gli occhi. Okay? A quel punto la disciplina che dà degli strumenti è l'entomologia. E per tempi brevi noi studiamo le mosche che per prime colonizzano il corpo. E ci daranno un'indicazione del tempo minimo dal processo. Tempo minimo. Altra parolaccia, ci permettono di stimare il tempo minimo del processo. Quindi sarà ciò che sono gli altri. Una delle più grandi battaglie che ho dovuto affrontare in Italia è stata durante il processo parolitico, in cui io ho continuato a dire che con il nostro lavoro noi non facciamo nient'altro che stimare il tempo della morte. Quindi è morta da 72 ore più o meno 8. E dall'altra parte mi veniva ribadito il concetto: ma perché lei dice stimare e non dice determinare? Perché non c'è. E come scienziato io faccio una misura, che ad ogni misura, qua adesso tiro fuori una parolaccia, si associa un errore. E voi dite, errore, vedete, è sbagliato? No. Per un biologo, per un fisico, per un chimico, errore è la variabilità intrinseca ad ogni misurazione. Non ho sbagliato, non è un giudizio etico alla professionalità, è un problema di scienza. 72 ore più o meno 8, sia più preciso, 72 ore più o meno 8. Ma non può approcciare, no, perché la mia precisione sono quelle più o meno 8. Quindi per favore cerchiamo di capirci sui termini. Anzi, qualcuno di voi un giorno va a prendere un incarico, discuta con il PM,
la frase, la domanda, il quesito va posto in un comune accordo con il piano sindacale, perché è lui che chiede il vostro aiuto e voi spiegate che aiuto potete dare, fino a dove potete arrivare. E cari avvocati, quando noi usiamo la parola stimare, non è che parliamo, non stiamo dicendo che non sappiamo determinare, perché comunque l'unica cosa che possiamo fare è una stima. E quindi giocate e lavorate sui termini che sono fondamentalmente importanti. Quindi insetti, perché posso usare gli insetti per la prima ondata di colonizzazione, i primi che arrivano, per capire quanto tempo è passato? Per il semplice motivo che il ciclo di sviluppo di un insetto, qui vediamo la mosca, si accoppia, depone le uova, dalle uova avremo delle larve, dalle larve abbiamo questo bozzoletto che si chiama pupaio, dentro c'è la pupa, metamorfosi, vedete di casca, e poi arriva l'adulto un'altra volta. Tutto questo, ci sono alcune specie di mosche, già conosciute bene, che saltano le uova e depongono direttamente le larve. E il caso del mostro di Firenze ne ha fatto emergere la significatività della corrente. Tutto questo è temperatura dipendente. Quindi se io so quanto è sviluppata la mia larva, il mio insetto in generale, se conosco la temperatura della cenacrina, che potrebbe essere un problema riuscire a ricostruirla, comunque si può fare, posso avere un'indicazione temporale, il tempo minimo dal decesso. Quel cadavere era lì da almeno 72 ore, più o meno 8. Però se avevano tenuto per 3 anni in un freezer, poi avevano tirato fuori, quei 3 anni non posso raccontare, ok? Settimo del 3 anni. Questo l'abbiamo capito, lo conosciamo molto bene, grazie a un nostro connazionale che nel 1600, alla fine del 1600, ha dimostrato che non c'è la generazione spontanea. Però vedrete che se fate questo lavoro, un sacco di gente vi chiede, ma lo ricordo, quando è che fa i vermi? E tu lo guardi e dici, non fa, cioè bisogna aspettare che venga la mosca e ponga le uova. La stessa cosa è stata dimostrata anche per i batteri da un personaggio, un francese, non molto importante. Come vi dicevo, la temperatura è quella che fa il gioco. Lo sviluppo dell'insetto è la temperatura dipendente. Esempio semplicissimo, guardate solo le colonne a colori. Io fino al 31 luglio quest'anno ero docente in Inghilterra, dove abitavo io, la temperatura massima era 16 gradi. Che bel posto. Questa mosca verde che c'è anche nei nostri parchi, lì ci metteva la bellezza di 32 giorni a svilupparsi. Quando ero più giovane ho fatto l'Erasmus in quelli di Parigi, 21 gradi, stava meglio, la stessa mosca ci avrebbe messo 20 giorni a svilupparsi. Attualmente sono a Genova, il clima è completamente diverso, se non piove di buio passano i ponti, la temperatura è 27 gradi e ci mette 2 settimane, quindi tutto lo sviluppo è temperatura. Conosco la temperatura, conosco il. Vi sto cercando di dare delle basi per entrare poi nel topic che voglio affrontare, quello di come trasformare questi in dati nei temi di famiglia. Altro concetto, le miasi. Cosa sono le miasi? La miasi è una patologia che è anche inserita nel codice internazionale di classificazione delle malattie. Vi riporto la 10ª revisione, uscita anche l'11ª, però non sono riuscito a scaricarla, comunque è il biomassa. Non è né più né meno che l'infestazione di larve su un tessuto di un vertebrato vivente. Il tessuto può essere una gangrena o può essere un tessuto vivo, e dentro c'è delle larvette. A me non succederà mai, attenti se fate le vacanze ai tropici, perché ogni tanto qualcuno si porta a casa il regalo della larvetta in giro. I matti del museo di Londra vanno apposta per farsi contaminare e portare a casa quelle specie che non riescono a raccogliere. Beh, in questo modo ci sono degli scopacci. Però casi di miasi ne abbiamo tantissimi. Ci sono delle categorie a rischio, scarsa igiene, soprattutto tra i barboni, abbiamo visto, ce ne hanno tantissime, però possono succedere per varie cause. I malati diabetici con problemi di circolazione agli arti, spesso volentieri, generano la gangrena. Allora, questo è negativo. Però la megosterapy, cioè la possibilità di applicare le larve per pulire le ferite, che è il meglio della microchirurgia, viene usata in tutto il mondo, eccetto in Italia. Perché in Italia al momento è vietata. Dovremmo cominciare a pensare di usarla anche da noi. Non è una miasi, è un'infestazione controllata. Allora, sapete che c'è
male, gli do un diploma. Perché? Perché adesso entriamo nella seconda parte, che è quella che mi ha stimolato, perché mi ha messo di fronte a una problematica che io sono anni che affronto e cerco di approfondire, che però ha scarsa aderenza presso il grande pubblico e presso chi opera nel settore. E quindi non voglio parlarvi dell'entomologia forense che si applica agli omicidi, e questi sono due casi che conoscete tutti, a sinistra avete un omicidio in famiglia, Rea e l'ex marito, uno dei conosce più, dall'altra parte Lucia Manca, un caso Veneto, anche lei decide di, l'unica volta che secondo lui aveva detto, aveva deciso di prendere l'autobus per andare al lavoro, guarda caso non aveva mai preso l'autobus, non era mai arrivata al lavoro, che okay? Anche in questo caso ma l'aveva fatto sempre. Ma affrontiamo questi problemi: abbandono, negligenza, frodi sanitari, miasmi non so come. Allora, gli inglesi usano la parola neglect e abandon come cose diverse. In Italia si fa un po' fatica, cioè l'abbandono e la negligenza sono due cose diverse. Abbandono significa mi allontano da te, il neglect in inglese sei in casa ma non mi prendo cura di te, è un po' più diverso. E queste cose qua, questi atteggiamenti qua, normalmente sono rivolti a persone che sono i deboli. I deboli anche all'interno della famiglia, questo mi fa arrabbiare ancora di più, perché come diceva all'inizio, è il luogo della protezione, è il luogo in cui cresci e dovresti considerarti protetto, ed è il luogo dove, ahimè, succedono un sacco di crimini. Però diamo sempre colpa agli altri, abbiamo la capacità di guardare un pochino più dentro di noi, anche a livello sociale. Bambini, anziani, malati, persone con scarsa fragilità, che non si possono muovere, questi sono i target classici. Allora sono andato a vedere cosa c'è nei vari manuali e ho trovato un bellissimo manuale che identifica i tipi di abusi sugli anziani. Quindi abuso fisico, abuso psicologico, abuso finanziario e anche abuso sessuale. Però poi c'è l'abbandono, non mi prendo cura di te, o come figlio o come infermiere. Figlio, secondo me, c'è un obbligo morale. Dall'altra parte, l'infermiere che viene pagato non va a visitare l'anziano con la frequenza che dovrebbe visitare. E poi, per l'appunto, l'approccio non etico al malato. Ma ci sono dei segnali che identificano queste manchevolezze, e in questo catalogo, a parte la perdita di peso, la perdita di acqua, non è andato, vedete, c'è l'apparizione dei bugs. Questo bugs in inglese sono le cinci. Però come qualcuno, il legislatore, ha scritto che è vietato vendere cibo con i parassiti, e una mucca che mangia un prato voi non la considerate un parassita di sicuro, e neanche un insetto che si mangia la prosciutta è un parassita. Però il legislatore queste cose capisce, quindi il parassita va bene lo stesso. Bugs identifica tutti gli insetti. Cioè, la presenza di insetto significa che ci sono problemi sanitari. Ci sono problemi sanitari? Sì, assolutamente ci sono. E l'analisi di questo data la fine del 1850, quando un medico francese, Bergeret d'Arbois, fa una testimonianza in tribunale. Perché? Perché hanno trovato un bambino morto e gli vengono fatti 5 quesiti. Vogliono capire da lui, che era un medico, se il bambino era nato a posto nei tempi giusti, se era vivo quando era nato, quanto a lungo aveva vissuto, se fosse nato vivo, e la causa di morte, e poi gli chiedono anche il tempo dalla morte. Quanto tempo è trascorso dall'ultima volta che era vivo? E lui cita questa frase qui, che dice: io posso rispondere a tutte le altre domande usando la medicina. All'ultima devo interfacciarmi e chiedere aiuto alle scienze naturali, nel caso specifico la presenza di insetti su questo cadavere di questo bambino. Ed è molto interessante perché lui non la usa ancora come prova, però fa capire che l'insetto porta ad una soluzione in una certa direzione. Ma non finisce qui, perché pochi anni dopo il dottor Camille Rodel, che era il presidente della Società di Medicina Legale di Francia, viene chiamato in un altro caso. E qui ci
piccolo sacco di larvette per effettuare i residui, anche qui il corpo è abbastanza significato, ci trovo un sacco di acari, non quelli della polvere, ma quelli che mangiano sostanza organica, e voi non lo sapete, ma il 99% dei formaggi che voi mangiate hanno la scorza ricoperta di acari, ok? Che possono essere utilizzati però dall'altra parte per capire le frodi alimentari, ma questo è un altro settore. Chiama due professori, uno lavorava al Museo di Storia Naturale di Parigi e l'altro a Menin. Menin, per chi ha letto qualcosa di entomologia forense, sarà colui che codifica l'entomologia forense, l'intero parte del tronco. Fanno delle stime assurde perché fa una proiezione dicendo che secondo lui all'origine c'erano 10 femmine e 5 maschi, che hanno prodotto quindi 2.4 milioni di acari, e su questo fa la stima di 6-7 mesi. Ecco, questo aveva un po' di latina, eh? Però c'è l'approccio entomologico. Finisce qua? No, stiamo ancora con i bambini, quindi feti o bambini che vengono abbandonati, uccisi, e nel 1939 un medico tedesco si occupa, qui avete la fotografia che ho fatto, di un bimbo trovato in un fiume ed era stato divorato dai tricotteri. I tricotteri, per chi perde tempo a andare in giro per campi o mettere le mani nei fossi o nei torrenti, sono i portasassi, sono quegli insettini che costruiscono un astuccio fatto di sassi. E qui vedo molti scioccati perché ho detto chi va in giro per campi e mette le mani per terra. Non si impara dai libri, okay? Dai libri si legge. Devi imparare, bisogna toccare. Quindi io quando incontro uno studente che vuole fare zoologia studiando sui libri, gli chiedo ma quanti, non so quanti granchi hai aperto? Ma quando tua mamma prepara il pesce, gli dai una mano a vedere come è fatto o no? No, perché il fuoco, quindi anche voi per favore fate esperienza, bisogna ascoltarsi le mani per imparare, perché dalle mani arriva tutto il cervello. Tra gli occhi e il cervello ogni tanto c'è qualche filtro, se non c'è un cervello messo. Sono diretto, sono così, mi dispiace. Ma è qualcosa del passato o ha a che fare anche con i giorni nostri? Allora, fate vedere un po' la letteratura in giro per il mondo. Questi due signori, l'Iowa, ottobre 2017, vengono incriminati perché avevano un bambino di 4 mesi e loro vivevano in un'altra stanza con un bambino, una bambina di 2 anni. Il bambino di pochi mesi viene trovato morto e completamente infestato, con i pannolini completamente infestati dalle larve. Questo era il bimbo quando era nato. E l'entomologo che fa l'analisi dice: guardate, questo qui non è stato mosso dalla culla per almeno una settimana, non è stato cambiato il pannolino per almeno una settimana. Ed era morto perché c'è stato un prolasso totale dei tessuti dovuto a un'infezione, conseguenza della scarsa pulizia del bambino. Un caso solo? Andiamo a North Carolina, 2017. Questi erano state fatte. Gli vengono tolti via e possono togliergli via perché diventa fondamentale, dato che quei precedenti sono ancora in carcere e ci resteranno per un bel pezzo. Questi qui invece avevano uno dei 7 bambini con il pannolino pieno di larve. A quel punto là c'è stato uno strumento oggettivo. Non parlo di ipotesi, vaghe ipotesi, sentito dire, che abbiamo un dato scientifico. La cosa bellissima, allora CSI, guardatelo perché è distensivo la sera, diciamo stato di fregnacce. Sì, sì, vi dà la falsa illusione che tutto chi raccoglie possibile. Le larve poi va anche in laboratorio, le identifica, poi lo va colpevole e poi corre dietro al colpevole e gli spara, quindi il giustizialismo tutto in uno. Immaginate subito correre dietro a un criminale. Però ha portato nelle case di tutti un'idea che è fondamentale, il concetto di prova scientifica. Cioè non ci basiamo più su degli assunti, su delle idee un po' alla come si chiama? Colombo, veramente Colombo. Pensava, poi si incollava dietro al sospetto e alla fine era incastrato. Qui siamo davanti a un dato oggettivo che noi analizziamo e interpretiamo. Poi vedremo un attimo la differenza tra questi due passaggi, che per chi ha lavorato nel mondo anglosassone sono immediati, per chi viene dal mondo latino sono un pochino più complessi, però lo risolviamo. Quindi a questi, per fortuna, parlano bene. Mi dispiace Vincenzo, questo era un caso in cui la prova scientifica diceva che i bambini erano non maltrattati, ma ben peggio.
che sì, sono in famiglia, solo con i bambini. Allora, purtroppo non ho iconografia da farvi vedere, perché io sono rimasto scioccato di nuovo, per questo vi parlo di questi casi, perché ho sentito di una famiglia in cui marito e moglie lasciano la mamma di lui, la suocera, sul divano, questa non la cambiano mai, muore. Quando arrivano i servizi sociali si rendono conto che è morta, perché non è mai stata cambiata, ma perché c'era il divano pieno di larve e di bozzoletti, quindi per 6 mesi non l'avevano lavata. Okay? Succede solo in famiglia? No, succede anche in un ospedale. Ospedali italiani, in altre lo vedremo poi sui giornali, c'è di tutto. Questo è un ospedale canadese. Mi alzino spugnato. Sono arrivate le larve e guardate dove sono. Sono nella narice e negli occhi. Per essere grandi così, sono stati diversi giorni. Grande così, una larva non ci viene in 24 ore. E io mi aspetto che un infermiere, qualcuno che si prenda cura del malato, ci butti un occhio. Se per 24 ore una persona non è osservata in ospedale, c'è da porsi dei dubbi. Australia, un altro paese che noi consideriamo un paese avanzato. Questa donna aveva 24 larve e sembra che non sia stata curata per mesi. Ma perché possiamo dire per mesi o per giorni? Perché, come vi dicevo prima, lo sviluppo è temperatura dipendente. Io so le dimensioni o lo stato di sviluppo su una miasi semplice, perché è poco più di 37 gradi la temperatura massima a cui può arrivare, perché il nostro corpo al centro fa 37 gradi, alla periferia ne fa un po' meno, però è una temperatura costante, a meno di infezioni, a meno di uso di farmaci. Questo è un altro caso che ha creato una gran confusione in Australia, e a me è piaciuta il giudizio finale del giudice che ha chiuso il caso. Ha parlato di un chronic neglect, quindi non è che si sono dimenticati di guardarlo per un attimo, è una cosa cronica, cioè all'interno di quella struttura gli anziani che avevano questi problemi non venivano assolutamente curati. E poi ce n'è una lista infinita, non ve li ho citati tutti, ma questi sono due stati degli Stati Uniti che fanno sempre riferimento a case per anziani. Allora, perché troviamo più casi sulle case per anziani, in case di cura, rispetto ai casi privati? Perché fanno più confusione, vanno di più sui massimi. Poi mi sono imbattuto su un lavoro scientifico con qualche riserva, che riguarda invece la Nigeria. In Nigeria nel 2014 alcuni epidemiologi che derivano dalla dermatologia del posto si rendono conto che gli anziani abbandonati sono pieni di miasi. Loro lo vedono come un problema sanitario, però io vorrei riportare l'attenzione sul fatto che è una sentinella di abbandono, per cui anche la Nigeria. E in Europa? In Europa non succede niente? Allora, questi sono due casi che ho estrapolato da un lavoro di Mark Benek, che è un entomologo forense tedesco. E in un caso si voleva dimostrare la responsabilità o la non responsabilità dell'infermiera, stima delle larve e dello sviluppo degli insetti 3 settimane, e doveva andare tutte le settimane a vedere questo anziano. Si difende dicendo che aveva telefonato 2 settimane prima e l'anziana aveva detto no, non voglio essere visitata. Però con le larve, con gli insetti, erano almeno 3 settimane. Okay? Poi sarà compito dell'ingegnere informatico e dei vari ingegneri verificare le chiamate telefoniche se c'era stata o non c'era stata. Comunque aveva mancato una sua responsabilità. Nell'altro caso, la responsabilità di un figlio, il quale diceva che lui aveva cura della mamma tutti i giorni, però guarda caso, la mamma era morta e aveva delle larve da miasi, che era una reazione etiologica, che avevano almeno 3-4 giorni. Quindi, state attenti che possiamo usarla, la prova non è per mettere qualcuno in galera, può anche essere per tirare fuori qualcuno da galera. Un caso del genere mi è capitato a Padova, quando ero un giovane appena laureato, avevo ancora i capelli in testa, in cui c'era il problema di una figlia che accudiva la madre, che però aveva dei problemi psicologici e cadevano, avevano fatto un PSA. E quindi era stata rimossa. Quando ritorna a casa, la madre è morta e viene accusata subito
perché la prima osservazione fatta dai medici legali dava un tempo della morte più lungo, cioè prima che lei finisse il PSO, dicendo che lei era responsabile perché non aveva preso cura della mamma. I costetti dicevano che la morte era avvenuta mentre lei era ricoverata. Per cui a quel punto là poi con altre prove, tipo le chiamate telefoniche, le altre indicazioni, è stata scagionata. Quindi mi raccomando, non giustizialismo, la prova scientifica serve per andare alla ricerca della verità. Non abbiamo bisogno di colpevoli, non abbiamo bisogno, vogliamo trovare i colpevoli, ma non ne abbiamo bisogno. Un po' diverso da quello che in Italia li usiamo queste? Allora, questo è un caso che è avvenuto negli ultimi anni ad Acri, purtroppo nella pubblicazione scientifica non c'era la data, in cui hanno trovato, quando vi parlo di scene prima, questa è la scena, scene così, abbiamo visto una marea, hanno trovato questo signore morto e aveva delle punture di classiche da formica su parte del corpo e poi aveva lo sviluppo di quella e questo era un classico caso che dimostrava che nessuno si era occupato di lui. Perché? Perché non erano mosse che si erano sviluppate sul cadavere, erano mosse che avevano fatto miasi e quindi per settimane nessuno era andato a trovare. Ma usiamo solo le mosche? No, perché c'è un altro caso che si vede che Lombardia, anche questo negli ultimi 10 anni, in cui, guardate che sono dei pezzettini di capello in cui chi ha avuto gli occhi lo sa, queste qua sono le uova di Pidocchio, le lendi. Normalmente una femmina depone le uova, tanto dice normalmente ne depone una per capello, non di più, ok? Se le deve deporre una seconda ci mette più o meno una distanza di 2 mm. Guardate le uova sopra e vi rendete conto che la distanza è inferiore al millimetro. Quindi vuol dire che ce n'erano talmente tante che hanno cercato di farsi spazio e attaccare uova dove poteva. Occhio, perché c'è qualcosa di peggio. Questo è un capello e guardate quante ne ha. Okay. Qui vedete che però questo è il bulbo e c'è uno spazio vuoto. Allora, questo è un classico caso di abbandono perché nessuno l'ha considerato. Dopodiché c'è anche un autoabbandono che succede molto spesso e quindi lei ha cominciato a prendere antidepressivi. Questi antidepressivi hanno un effetto sullo sviluppo dei pidocchi, per cui questo pezzettino qua ci dice da quanto tempo, perché noi sappiamo che la crescita del capello ha un tasso costante, da quanto tempo lei era passata da un punto psicologico a questa altra fase, quella dell'autoabbandono. Questo è stato portato al processo ed è stato utilizzato. Quindi abbiamo visto. Hanno invaso la press per mesi le formiche negli ospedali di Napoli. Noi italiani siamo bravissimi a autocriticarci, flagellanti, perché questo può succedere, è successo anche in altre parti del mondo, è successo in America, questo era un veterano ricoperto anche lui di formiche, e in India è stato sospeso tutto lo staff dell'ospedale perché ha trovato. Non sto dicendo che non dobbiamo pulire le finanze, la presenza di formiche è indice che c'è qualcosa che non funziona nella struttura, ok? Ma il problema non è la formica di per sé, non è la formica è pericolosa, la formica è sintomo che non si pulisce, punto primo. Punto secondo, la formica può portare tutta una serie di batteri e quindi su un paziente che ha già dei problemi lo carichiamo di un sacco di altre patologie. Ieri era un convegno completamente diverso sugli insetti delle derrate alimentari e dell'industria alimentare, per cui si parlava di intrappolamenti, di sistema di insetticidi, il risultato è sanification. Al posto di spendere milioni di euro in insetticidi, paga qualcuno e pulisca. Ok? Negli ospedali vale la stessa cosa. Bisogna pulire.
il fatto degli abbandoni è un po' difficile da gestire. È difficile da gestire per due motivi. Uno, per la pressione psicologica che c'è sulle persone che non vogliono ammettere. Okay? La seconda è perché spesso e volentieri chi interviene non coglie i sintomi e non raccoglie le prove. Ce ne sono un sacco di casi, mi sono capitati, mi telefono, mi dico Stefano, ma se sul pannolino ci sono le larve, cosa significa? Io dico, guarda, significa che c'è stato questo problema. Però per favore mandami il campione e ti dico, no, abbiamo già via. Abbiamo pulito. No. Sono prove come la macchia di sangue, come la traccia di residuo del sparo o l'analisi tossicologica. Quindi, io sono contentissimo di essere qua, sono contentissimo di avere voi davanti e sono contento di avere molti giovani davanti, perché questo è il futuro, noi siamo già vecchietti e quindi io. Diciamo. Voi siete quelli che possono ancora cambiare il mondo. Appena seduto. Quando parli a vecchi e giovani, vuol dire che sei frustrato. Così giovane. I giovani fanno cose grandi, allora devi toccare le gambe subito, no? Se non fai non riesci a fare questa. Ma per sentirsi giovani dentro. Ascoltate i suggerimenti, ma le critiche pungenti, quelle sono sintomo di frustrazione. Sensibilizzare gli infermieri, gli assistenti sociali, le famiglie, le forze dell'ordine. Ho sentito che in sala ci sono dei carabinieri, anche della polizia. Quando arrivate sulla scena, documentare, lo fate già, la documentazione è presente. Quegli insetti che qualcuno considera sporco sono una prova e ne abbiamo tantissimi casi su cui abbiamo lavorato grazie agli insetti. Fare formazione seria e non improvvisata, mi è piaciuta moltissimo la slide messa in cui si fanno vedere questi studenti che chiamano l'Università del Francobollo. Tutti fanno corsi di scienze forensi, fanno figo, criminalistica, criminologia, più il crime, più prende studenti. Crime for. Vai là, diciamo un brevettarla. E prendi la parte emotiva del giovane, la colleghi alla parte o vorrei sì, fare una professione che mi piace, e quindi peschi studenti senza quei soldi. Poi a scoprire che chi gestisce il corso è un giornalista, oppure sì, è uno che scrive romanzi gialli. Quindi, formazione fatta bene da istituti riconosciuti. Si parla di università, mi sento parte coinvolta essendo un centro universitario. In Italia i corsi forensi cominciano a nascere. A Firenze, a Bologna, dal prossimo anno ci sarà una parte del curriculum specifico per la biologia forense per biologi, quindi cominciamo a farli e a farli bene, non alla prova. Ok? Poi però c'è un problema. Non l'ho messo qui, non ho preso le parole di voi. Il problema è la formazione continua. Il problema è che oggi come oggi la scienza corre. Oggi come oggi non potete fare il lavoro che fate se non avete conoscenze di statistica per interpretare le prove, che brutta cosa la statistica, e se non parlate inglese. Ma come? A processo fa vedere una slide di un articolo scientifico e tutti ti guardano straniti e dicono ma come? Ma qual è il problema? I libri sono vecchi. Il libro mi serve adesso per farmi un'idea del problema. Ma domani l'altro esce una tecnologia nuova, io quella lì per leggerla devo prendere un testo scientifico, un testo di riferimento scientifico, che cos'è? Un articolo scientifico. Ne escono ogni mese. Ma perché? Cioè c'è internet, bello, uso internet, vedermi, non uso il blog, non uso fanpage, non uso Facebook o Instagram. Uso le riviste scientifiche, quelle vere, non quelle che chiedono soldi pur di pubblicare qualsiasi cosa. Ok? Quindi il filtro anche lì. Con le open access, adesso se hai un finanziamento pubblico, sei obbligato a pubblicare i tuoi articoli e paghi tu su giornali importanti, ma disponibili a tutti, perché la scienza deve essere disponibile. Però per favore, se non sapete niente, andate a fare una vacanza. Se la Brexit in Inghilterra lo sussidio, andate da un'altra parte. Ma invece dovete sapere, altrimenti siete vecchi. E oggi come oggi non si può permettere. Quindi questo è un suggerimento che vi do. Non ci posso venire. Documentare, ci dimentichiamo spesso di documentare. Documentare qualsiasi cosa. E poi raccogliere le prove e raccogliere le idee. Vi rubo ancora due minuti, ma non più di due perché so che avete fame.
perché volevo prendere due spunti da quanto ha detto Luciano prima. E qualcosa vi ho già accennato, però mi interesserebbe fermarmi sul concetto delle parti. Voi non sarete mai, voi non dovete essere consulente di parte, perché questo non è nient'altro che un sistema per distruggere il ruolo e il riconoscimento del consulente. Io sono il consulente per la verità. È vero che lavoro per il PM o lavoro per la difesa, ma se lì ci sono 3 nanogrammi di non so, arsenico, ci sono 3 nanogrammi di arsenico, non c'è storia. Poi possiamo discutere sul metodo di analisi, possiamo concordare del tipo di analisi che facciamo, e se due consulenti sono intelligenti, si siedono a tavolino e concordano una strategia di analisi, stoppiamo un attimo, poi lavoro sull'interpretazione, e sull'interpretazione magari possiamo andare in disaccordo, però sull'analisi no, perché l'abbiamo concordata, perché cerchiamo di farla con il miglior metodo possibile, ma non il metodo che abbiamo inventato io, il metodo che è riconosciuto e accreditato. Quindi anche lì, anche perché il giudice non vi crede più, che cosa deve fare? Chiama un perito, il suo partes, lo parla il giudice. Esempio, caso parlo poi il video rimane lì. Dopo di dove vanno si tirava dei due consulenti dell'accusa del giudice. Chi sono questi? Ultima cosetta, siamo attenti alla differenza tra analisi ed interpretazione. Gli inglesi usano un approccio bayesiano. Qual è la probabilità di quella prova data a quell'ipotesi? Qual è la probabilità che ci sia il tuo sangue qui? Se tu dici che qui dentro non c'è mai stato, non ci sei mai stato, contro l'ipotesi che ci sia, cioè il tuo sangue, nell'ipotesi che tu abbia commesso l'omicidio di Stefano Vallini, che abbiamo mai mancato il cadavere. Ok? Questo è l'approccio bayesiano. Qual è la probabilità? Non dell'ipotesi. Sì. Probabilità di questa prova data perché uno di questi è Valentina, se non è la bilancia della giustizia, come caso. E quello è quello che offro al giudice come elemento per discussi, però, lui. Altra cosetta, tenetevi ai quesiti. Noi come scienziati il perché non lo capiremo mai, noi possiamo spiegare quando, dove, come e cosa è successo, ma il perché decide lui. Poi magari tu trovi il pezzo di carta con l'assicurazione sulla casa, ma tu non ti freghi perché sarà il giudice che valuta se quello poteva essere il motivo per cui avevo un problema. Vi ho detto tutto, perché essere a passo con i tempi è fondamentale, e mi auguro che possiate mangiare anche dopo aver visto il possibile vedere. Ah sì, che companatico, c'è anche di peggio, e grazie ancora per questo.